Ecco qui il sistema, il migliore che esiste al momento di sgancio, può essere di questo. Io vi dico il migliore come tecnologia, lasciate stare la marca. Qui è un Eco Oil, esiste il Quick Oil. In sostanza cambiate qualsiasi benna, come vedete, tac, lui l'ha presa, l'ha montata e la benna ha tutte le sue funzioni senza dover staccare nessun tubo dell'olio. Che cosa comporta questo? Un risparmio immenso di tempo, dove noi a volte può capitare che dovremmo cambiare costantemente o benna o frantumatore, magari su un lavoro di demolizione, e per non dover montare e smontare le attrezzature portiamo due macchine. Qui in un secondo cambiamo per l'appunto l'utensile dalla pinza alla benna. Ora hanno montato delle forche, per carità, senza che l'operatore debba scendere dall'escavatore e chiudere anche solo un tubo dell'olio. Il contro è che i nostri attacchi nessuno al momento è minimamente predisposto, quindi andrebbe fatta una spesa non indifferente cambiare tutti gli attacchi delle benne, tutti gli attacchi rapidi degli escavatori e applicare questa tecnologia, che sicuramente è il futuro. Prima si inizia e meglio sarebbe, però è sempre un discorso economico. Adesso lui sgancia per l'appunto le forche, come avete visto in un attimo ha sganciato la forca, questo è l'attacco visto per sotto, e andrà, spero, se ne ha voglia. Ecco, qui si fa vedere tutto quanto il movimento interno di apertura e chiusura dell'attacco, e se ne ha voglia spero monti un'altra benna giusto per farvelo vedere. Ecco, questo lavoro che avete visto di salire e chiudere quella vite sarebbe da fare manualmente. Perfetto, come vi anticipavo io che dobbiamo passare dalla benna alla pinza. Lui adesso ha tolto la pinza e non mi mette la benna, non mi accontenta, ma mi mette su questa, presumo, piastra vibrante. Ecco, con un semplice aggancio, clac, lo mette dentro e contemporaneamente chiuderà sotto quella leva che lui gentilmente ci aveva concesso di vedere a rovescio. Adesso vediamo se lo fa vibrare, se è o no. Eccola qui, esatto, è una piastrina vibrante. Quindi ragazzi, oggi vi ho fatto vedere questa nuova tecnologia di gancio e sgancio degli utensili delle benne.